Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, ricominciamo finalmente la fase autunnale. Io sto rinascendo perché la stagione, se mi seguite da un po' di tempo, che io amo di più è assolutamente l'autunno, quindi non vedo l'ora che scocchi la stagione, perché a me già, anche se c'è ancora un caldo esagerato, un caldo afoso, troppo assolutamente per essere, vengo un po' più qua, sì, perché altrimenti sto sempre stramozzata. Però insomma, già l'aria di settembre già mi rallegra. Quindi, inizio di nuovo, nuovamente questa, penso ormai terza stagione del mio, terza annualità del mio canale. Io ho perso il conto, mi sono iscritta, il primo video lo devo aver fatto nell'aprile 2010, quindi vabbè, ormai sono 3 anni già avanzati che navigo qua sul tubo, detto così alla romana, si vede che sono stata un giorno a Roma, mi sono presa questo accento, vabbè, lasciamo stare. Insomma, sto già divagando e dicendo un sacco di eresie. Per dire che cosa? Per dire che questo è il video dei prodotti finiti, ma questo l'avete capito già da sole leggendo il titolo del video, altrimenti non l'avreste aperto probabilmente. Quindi, Gabri, date una mossa e facci vedere cosa hai finito in quest'ultimo periodo. E quindi partiamo alla riscossa. Allora, mi vedrete andare giù, tornare su, andare giù, perché li ho tutti qua nel sacchetto. Non me lo metto qua, altrimenti faccio un casino allucinante, quindi non vedete niente. Il primo prodotto, zozzissimo perché è sporco di tinta per capelli, perché si trovava vicino ai miei guantini sporchi di tinta e questi sono i rimasugli. Però ormai voi lo sapete che questo non dovrebbe chiamarsi prodotti finiti e basta questo video, ma finiti e zozzi. Eccolo qui ed è il tonico purificante e rinfrescante di Vivi Verde Coop con la signorina con questa simpatica macchiolona di tinta sul naso. Allora, sto parlando un po' come quelli dei servizi del TG, tinta sul naso, quando parlano hanno un po' quella cadenza, ma mi è venuto estremamente naturale. Parlaci di questo tonico, ve ne ho già parlato nel video delle acque micellari. Io perché? Perché l'ho utilizzato, i passanti, è sempre meglio essere educati con chi guarda dentro la propria casa. Comunque, mi guardi, almeno salutami. Invece io ti saluto, tu non hai risposto. Io l'ho utilizzato come acqua micellare. Come acqua micellare ha un'azione struccante media. Insomma, se utilizziamo un nero long lasting sugli occhi, insomma, dovremmo munirci di molta, moltissima pazienza. Con un trucco mix di ombretti, mascara, primer, correttore, ce la può fare. Quindi, insomma, a seconda del trucco che siete abituati a fare, non ha sicuramente la potenza delle migliori acque micellari, però è una buonissima soluzione low cost come struccante, molto delicata sugli occhi. Io porto le lenti a contatto, quindi non mi crea alcun tipo di difficoltà, non, e strucca abbastanza bene. Quindi, finita, la ricomprerò. Può essere, io purtroppo non li trovo molto vicino a casa mia questi prodotti, però se vi capita di passare, scusate, ciuffola Elvis in the Memphis, vabbè, sta così, però probabilmente la ricomprerò. Attualmente ho voluto sperimentare l'acqua micellare di Kiko, di cui vi parlerò se mi interessa in qualche video, perché voi sapete, purtroppo io con Kiko ho un rapporto molto conflittuale. Poi ho finito, e per chi mi rimprovera spesso di non aprire i tubi, questo l'ho aperto. La crema dopo sole di Bottega Verde all'ibisco e all'argan, di cui vi ho parlato e straparlato nei miei video estivi. Ottimissimo dopo sole, buona idratazione, gradevolissimo effetto mentolato, prolungato tra l'altro per 15-20 minuti, quindi azione molto rinfrescante. Buon rapporto qualità-prezzo perché da Bottega Verde potete comprare con milioni di sconti, quindi riuscite a portarvela a casa anche a 4-5 euro. Per un totale di prodotto di 200 ml, già ricomprata, ho iniziato a utilizzarla, ma probabilmente non so se andrò ancora al mare, quindi se vedemo l'anno prossimo, e quindi la finirò, beato chi è vivo, maggio-giugno dell'anno prossimo. Io non do mai per scontato niente, non è che sia pessimista, per quello dico beato chi è vivo, maggio-giugno dell'anno prossimo la finirò. Poi, cosa ho finito ancora? Le salviette, queste sono le azioni,
Le azioni pratiche che ho fatto per alcuni spostamenti, viaggi, perché altrimenti io mi strucco con l'acqua micellare, quindi quando vedete subentrare la salvietta è perché mi sono spostata da qualche parte e in genere parto con le salviette. Queste sono quelle della Quando È, che a me piacciono tantissimo, che trovate da Acqua e Sapone. Salviette struccanti 100% cotone, dermatologicamente bla 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 testate, senza PEG, paraben, ci sono i formaldeide e bidi e bibà, ma comunque sia, ottima azione struccaggio, non bruciano gli occhi, pratiche, low cost, quindi promosse, quindi se avete un acqua e sapone nelle vostre vicinanze provatele se vi va. Poi il prodotto bocciatissimo, questi strucchetti della Sofidea, presi probabilmente da Acqua e Sapone. Allora, le salviette struccanti di questa marca qua a me piacciono un sacco, veramente sono gradevolissime, e quando le finirò, non le ho qui con me in questo momento, magari ve ne parlerò, ve le descriverò meglio. Mentre gli strucchetti, allora, ho coniato un nuovo termine, sono gli dischetti struccanti, vengono da me chiamati gli strucchetti in questo momento, che sarebbe anche carino, se fossi un'azienda ci penserei a chiamarli gli strucchetti, anzi... Questo video fa da copyright, tutte le aziende che chiameranno gli dischetti struccanti, gli strucchetti, parliamone. Eccoli qua, sono questi maxi, pagati anche questi, 1,50€ giù di lì, 100% cotone, non mi piacciono quelli trapuntati, vedete, da una parte nido d'ape, quelli sofficiosi, assolutamente bocciatissimi, una tragedia per togliere lo smalto perché si sfaldano, si attaccano all'unghia, una cosa... E anche per struccarsi si sfaldano molto facilmente. Insomma, tra i dischetti low cost che ho provato, assolutamente questi bocciati. Non so neanche perché li ho presi, in genere prendo quelli della Quando È o quelli della The Mac Up quando sono in offerta. Ho preso anche quelli. A me piacciono i dischettoni, alla Lidl ci sono i dischetti piccoli, quindi non mi piacciono neanche. Io vado in cerca dei disconi, praticamente quelli che si coprono tutta la faccia. Comunque questo non mi è piaciuto assolutamente. Poi ho finito finalmente questa vecchissima body lotion di H&M, Pure and Basil, che sarà pere basilico, boh, pensate che non si capisce nemmeno dalla profumazione della body lotion, assolutamente bocciatissima, non mi piace la consistenza, non mi piace la profumazione, non mi piace l'idratazione, non so se ripasserò di nuovo dalla casa H&M per comprarmi una body lotion, boh. Sono rimasta piuttosto perplessa, ok, prezzo bassissimo, 300 ml, forse l'avrò presa anche in sconto, 1-2 euro, ma se ne poteva stare una fatica per finirla immane, perché non avevo proprio voglia. Altra crema body lotion, latte corpo idratante bio, presa da Coin al gelsomino, e anche questa ha subito gli effetti della tinta, ed è questa qua, non so se avete mai visto questo marchio da Coin, lo vendevano un anno fa, costata 5,90€, vedo qua dietro, della Qualicos SRL Bio Eco Cosmesi. Voilà, lo vedete qua sotto vicino al prezzo. Bocciata, 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 perché a parte che ha un odore nauseabondo di gelsomino, a me piace comunque l'odore floreale, ma è un odore stucchevole, davvero stucchevole. Non è assolutamente piacevole da applicare, è molto spugnosa, molto... Come fa una crema a essere spugnosa, Gabri, direte voi? Boh, è una crema abbastanza appiccicaticcia, ecco, quindi vi lascia veramente questo effetto spiacevolissimo sulla pelle, non mi è piaciuta assolutamente, quindi grande fatica a finire anche questa. Poi, finito e vado veloce, il mio deodorante del periodo, super promosso, super preferito, Nivea No Stress, finito, altro boccettone, sapete che vogliamo questo, sapete che voi, sì, bravo, belli italiani, complimenti, voi sapete che ovviamente tutte le volte che vado giù torno con i capelli in condizioni, sembra che, vabbè, giustamente sto a testa in giù. Poi ho finito questa cremina della Clinians, l'Hydra T, questo vasetto, vi avevo fatto un haul, forse ve ne avevo già parlato di questa Clinians, si vede, non si vede un cacchio, ma fidatevi, che mi era stata consigliata da Chiara Schiauger, una ragazza che segue giù il mio canale, che le capita di seguire ogni tanto, con la quale ci siamo conosciute, e ti mando un bacio a te e a Laura, perché è il gruppetto Udine Pordenone, sto aspettando di formare il gruppetto Trieste, quindi se volete caffè,
pizza, siamo in preparativi per fare una cosa del genere, le triestine o comunque chi vive nel circondario. Quindi fatevi vivere qui sotto, perché io non so chi di voi abita a Trieste o in giro, però a me fa sempre piacere conoscervi. Quindi, e purtroppo approfitto in questo video per scusarmi veramente con Antonella e Francesca, perché quando sono stata a Roma c'era appunto una mezza possibilità di incontrarci anche per un caffè veloce, però purtroppo un po' per il loro impegno, un po' per i miei non ce l'abbiamo fatta, specialmente mi scuso con Antonella che mi è stata dietro tutto il giorno, ma alla fine non ce l'ho fatta perché il lavoro mi ha portato via del tempo e quindi un bacione anche a voi. Scusate, io divago, ci metterò 2 anni a caricare questo video. Comunque, torniamo alla crema. Clean Hands Hydratée. Buona, buona, nel senso molto, allora, consigliata per il periodo primaverile estivo. Forse estivo non tanto, perché quando andate al mare, poi la pelle comunque richiede un'idratazione maggiore, perché se siete soliti andare al mare. Allora, se non andate al mare, non andate in spiaggia, vi mettete protezione 90, allora forse vi può andare bene. Se invece andate al mare, non mettete granché protezione, comunque poi se vi sentite la pelle tutta secca secca, questa assolutamente non idrata granché. Quindi avete bisogno di una crema più leggera ma più corposa contemporaneamente. Questa è ottima per il periodo primaverile. Primaverile, ma il sogno giapponese è diventata. E diciamo che è buona, quindi per l'azione anti-lucidità, anti-sebo, non spurga, molto leggera, buona base make-up. Quindi direi per l'inizio della stagione calda un'ottima crema. Per l'estate c'è bisogno di una giusta via di mezzo. Però comunque la ricomprerai il prossimo anno? Sì, mi è piaciuta assai. Poi vado avanti, ho finito questo Studio Nails Better Than Gel Nails, il Train Remover. Il solvente che fa un'azione, io l'avevo bocciato per l'azione fastidiosissima, effetto polistirolo sulle unghie quando togliete lo smalto. Ecco, il polistirolo per me fa ic, perdonate questo suono onomatopeico, ma dovevo pur rendervi l'idea in qualche modo. Però come azione si struccante, buonanotte se ti strucchi gli occhi, con questo ci vediamo al pronto soccorso, quindi non fatelo. Anzi, non ci vediamo perché diventiamo cieche come minimo, però come azione leva smalto, niente, niente, niente male. Io non l'ho più visto in circolazione. Qualcuno di voi ha notizie? È morto? È stato tolto dal mercato? Boh. Perché gli altri solventi di Essence non è che mi facciano impazzire. Quindi se sapete darmi delle notizie sulla sua esistenza, ve ne sarò grata. Poi, scusate, vado giù e torno su. Ho dovuto sinceramente cestinare, vedete che è rimasto ancora un po' di prodotto di questo scrub, di questo pommage corpo alla vaniglia di Sephora. L'ho dovuto cestinare perché l'ultimo pezzettino iniziava a pizzicchiare, però ovviamente per il 99% ho sfruttato questo prodotto che mi è piaciuto molto, molto carino, molto piacevole da utilizzare sotto la doccia. E abbinato appunto col doccia crema alla vaniglia, sempre di Sephora. Mi piace, comunque aiuta la persistenza del prodotto, è un leggero gommage, io non ho bisogno di grandi scrub sotto la doccia, quindi può andare più che bene, quindi per chi non ha grandi problemi può andare. Poi vediamo un po' come sono sulla batteria, vi faccio vedere tanto per questa. Poi ovviamente il resto, ragazzi, sono magari inezie, quindi vi faccio vedere i prodotti più importanti, poi se ne parla il mese prossimo. Poi ho finito anche ormai, voi ne vedete ancora un po' dentro la boccetta, ma è talmente pastoso che è inutilizzabile. Mi avevano regalato al CAD con l'acquisto di un mini smalto Deborah, ha questo mini 7 Days Long, questa base smalto appunto di Deborah. Non mi è piaciuta perché, boh, difficile da stendere, non ho visto insomma una durata eccezionale dello smalto utilizzando questo come base. Non so, ci sono basi, mi piace la base che proprio non si sente, questa crea spessore, e spesso è granulosa, se l'unghia non è perfettamente pulita fa un sacco di pallini. Adesso capisco perché magari la davano in omaggio, forse non la stanno vendendo e quindi grazie che non l'ho comprata. Il guaio è che ne ho un altro perché avevo comprato un altro mini smalto e me ne è stata regalata un'altra. Bene ragazze, io mi fermo qui, hai voglia, con i saluti compresi 15 minuti di video.
Niente, ci vediamo con i prossimi. Io ho la finestra chiusa, quindi sto evaporando perché ho chiuso la finestra per evitare il biker fest come al solito sotto il mio davanzale. Davanzale nel senso finestra, non parlo di davanzale in senso figurato, tanto per capirsi. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video che forse sarà preferito o non, o comunque sempre ben accettati suggerimenti. Bacio, ci vediamo alla prossima. Ho parlato un sacco, lo so, perdonatevi. Ciao.